poeti, pittori e scultori interpretano la battaglia di Legnano. Alla ripresa della Sagra, le grandi riviste dedicano a questo avvenimento le copertine e Guareschi un fotofumetto. L'iconografia sulla battaglia di Legnano è talmente vasta che tentare di inventariarla, offrire nel lettore un elenco il più esauriente possibile, è impresa decisamente ardua. Il fatto è che l'episodio del 1176, con tutti i suoi risvolti di carattere storico, morale e civile, ha suggestionato le fantasie di pittori, scultori, disegnatori delle diverse epoche. E specialmente in periodo in cui la rievocazione della sconfitta del Barbarossa avrebbe potuto suscitare un più forte sentimento patrio, una più vivida coscienza civile, e fu questo il caso, prima di tutto, dell'Ottocento. Se ci facciamo guidare dal volume La battaglia, Legnano e la sua battaglia, a cura di Giorgio Di Lario, Egidio Giannazza, Augusto Marinoni e La banca di Legnano, che è un'edizione d'arte nel 1976, il primo autore del quale ci si imbatte è Amos Cassioli, 1832-1891. Di cui si ricorda anche un giuramento di Pontida, che è conservato nel Palazzo Pubblico di Siena, oltre alla battaglia, che è stata premiata al primo concorso regionale indetto dal governo provvisorio della Toscana nel 1863 e ora nella Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti. Verso la fine dell'Ottocento, Gaetano Previati, 1852-1920, dipinse tre tele, ora presenti al Museo Civico di Legnano e poi al Castello di Legnano, e raffiguranti la preghiera, la battaglia e la vittoria. Un autore importante, il Previati, tenuto conto che fu anche il teorico del divisionismo, che verso la fine del secolo ereditò la tecnica del puntinismo francese. Tra gli altri seguaci avremo personaggi del calibro di Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini. Nella sala della giunta del municipio di Legnano campeggia invece la battaglia di Legnano di Gallo Gallina 1796-1874, allievo di Giovanni Beltrami. Vanno pure ricordate le incisioni di un certo pregio sulla storia di Milano e sulle vicende connesse alla storia del Barbarossa che ci ha lasciato Ludovico Pogliaghi 1857-1950 e ancora le opere di Andrea Cefalì, nato nel 1827 in provincia di Catanzaro, e anche di Gaetano Speluzzi, sempre nella seconda metà dell'Ottocento. Ricordiamo le opere di Enrico Polastrini, Andrea Gastaldi, Carlo Landriani, Giuseppe Sogni, Massimo D'Azeglio, Adolfo Cao, 1870-1916, che ha dipinto un giuramento di Pontida, conservato nella Galleria Comunale d'Arte di Cagliari. Mentre a Castellanza è presente nel Palazzo Comunale una grande tela di Giuseppe Castellani, 1812-1891, ed è sempre un giuramento di Pontida. Anche su un vaso di maiolica, probabilmente degli inizi dell'Ottocento, ora al Museo delle Ceramiche di Castello Sforzesco di Milano, sono ritratti episodi della battaglia e il carroccio in marcia. E sempre al Castello Sforzesco, ma nel Museo Archeologico, sono conservati dei bassorilievi commemorativi della Lega Lombarda, una volta facenti parte della Porta Romana.
non possiamo dimenticare come iconografia scultorea anche l'Alberto da Giussano di Enrico Butti, 1847-1932, che è stato inaugurato il 29 giugno del 1900. Il monumento è alto 6 metri e poggia su un basamento, ai lati del quale ci sono dei bassorilievi con scene della battaglia. Sempre come produzioni scultoree dobbiamo ricordare i lavori di Carlo Pizzi, 1842-1908, e dei Lombardi. Quest'ultimo, e non Giannino Castiglioni, come erroneamente scritto in Legnano la sua battaglia, fu l'autore della quarta porta del Duomo di Milano. Su questa porta le formelle riportano l'episodio di Ariberto, che concede ai milanesi il carroccio. Quello dei milanesi, che sconfitti dal Barbarossa, portano davanti a lui i resti del carroccio, e così via sino a quell'episodio che ritrae Alberto da Giussano che arringa il popolo per portarlo alla battaglia. In giorni a noi più vicini abbiamo potuto ammirare il ciclo in 30 grandi quadri della Canzone di Legnano del pittore Nerone, cioè di Sergio Terzi. Nato in provincia di Reggio Emilia, Nerone vive e lavora a Gualtieri, dove conobbe Antonio Ligabue, da cui la sua pittura ne è senza dubbio avuto le suggestioni. La famiglia legnanese di Legnano ha organizzato nella sua sede una mostra di questo grande ciclo, proprio pochi mesi fa, riscuotendo un notevole successo di pubblico, siamo nel 1996. Ma questo è indubbiamente il secolo dell'immagine e delle immagini che si sono affidati dai settimanali nel 1952. Questo per annunciare ai propri lettori la ripresa della sagra. Così, la domenica del Corriere dell'8 giugno appare con una copertina disegnata dal famoso Walter Molino, ritraendo una bella castellana a cavallo con lo sfondo rappresentato dal carroccio sul quale si ergeva la croce di Alberto Ariberto, ma anche Grazia, rivista squisitamente femminile, appariva il 14 giugno con una copertina sulla quale era riprodotta una foto di alcune ragazze in costume medievale e con la didascalia: La sagra delle belle legnanesi. Curiosa e ironica invece è la descrizione della sagra da parte di Carlo Manzoni, fatta il 1 giugno sul Candido, Candido che è il famoso settimanale satirico di Giovanni Guareschi. Sì, proprio lui, l'inventore di Don Camillo e Peppone. C'è un passo dell'articolo che oggi è per fortuna superato dei fatti, anche grazie al mezzo televisivo. E diceva: a 50 km di raggio da Legnano il carosello è completamente ignorato. La stampa nazionale non se ne occupa. Se ne occupa soltanto la stampa locale e così siamo costretti a fare la festa in famiglia. E invece, il carosello di Legnano, carosello di Legnano, meriterebbe tanta attenzione quanto il Palio di Siena. E anche l'organizzazione stessa della sfilata che mostra in modo di che il modo di procedere non esiste più. Sentite cosa faceva dire a uno spettatore Carlo Manzoni. Guardi i costumi, ognuno fa il suo, poi finita la festa se lo mette nell'armadio e non lo molla più. Verrà buono l'anno prossimo. Poi l'anno prossimo ci sono anche le nuove reclute e a loro volta si fanno un costume e se lo tengono. L'articolista si chiedeva, esaltando la vittoria della squadra di calcio legnanese, che mentre il carroccio entrava nel proprio campo da gioco squalificato e sconfiggeva a Brescia la squadra campione. I miracoli del Palio. Ma nel numero dell'8 giugno, che la rievocazione del carosello raggiunse effetti inesperati.
facendo da sfondo a un fotofumetto dal titolo La figlia del maresciallo, da Lambrate al Cremlino, amore, spionaggio, storia, geografia, UPIM e URSS, URSS. Per l'anticomunista viscerale Guareschi, la rievocazione della battaglia di Legnano, le foto scattate in piazza San Magno o durante la sfilata diventavano utili per un fotomontaggio in cui protagonisti diventavano Stalin e Anita, con la partecipazione involontaria degli autentici Togliatti e Nenni. Le battute che Natascia, nella quale era raffigurata probabilmente Nilde Iotti, e Vladimiro, i due compagni si tentano di riportare Stalin a Mosca. Pronunciano sono innocenti, ma rivelano tutta la cultura veterocomunista messa alla berlina da Guareschi. Dicono che quello è il Carroccio, ma cosa sarebbe? Una trovata pubblicitaria della DC, ma non c'è dappertutto l'emblema dello scudo crociato? Oppure, Natascia, che effetto ti fa rivedere Cristo sulla croce? Risposta: non lo so, io provo soltanto le sensazioni ufficiali permesse dal partito. Battute salaci, ma in fin dei conti, dette con bonomia. Chissà quali risultati potrebbe riportare oggi una simile operazione giornalistica, tenuto conto dell'attuale mondo politico.